La signora Valeria Cherubini fu uccisa nel suo appartamento, dopo che più volte era stata sentita dai soccorritori chiedere aiuto, non sulle scale, come sostiene l'accusa e come confessò Rosa Bazzi. L'assassino è fuggito dal balconcino di Casa Castagna. Possiamo dimostrarlo con consulenze scientifiche sia sulle macchie di sangue che medico-legali. Questa teoria è sostenuta dagli avvocati di Rosa e Olindo Romano, condannati all'ergastolo per la strage di Erba del 2006, che ha causato la morte di 4 persone innocenti. Nell'aggressione persero la vita Raffaella Castagna, il piccolo Youssef di soli 2 anni, la nonna Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. L'unico sopravvissuto all'attacco, il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, ora deceduto, identificò Olindo Romano come l'aggressore. Se la difesa riuscisse a dimostrare che Valeria Cherubini, la vicina che si precipitò in aiuto di Raffaella dopo aver udito le sue grida disperate, non sia stata uccisa dai 2 condannati, ciò potrebbe dimostrare l'innocenza dei 2 individui condannati all'ergastolo. Questa è una pietra angolare della richiesta di revisione. Secondo la confessione di Rosa Bazzi, la vittima fu aggredita sul ballatoio e cercò rifugio nel suo appartamento, dove poi fu trovato il corpo. Gli esperti della difesa hanno individuato delle incongruenze in questa ricostruzione. Roberta Bruzzone, consulente per le tracce ematiche rinvenute nell'abitazione della vittima, spiega che qualcosa non quadra. Mentre viene aggredita, Valeria Cherubini ha tempo per chiedere aiuto 6 o 7 volte, perché ce lo dicono i primi soccorritori arrivati sul luogo della tragedia, i signori Ballabio e Bartesaghi. Vittorio Ballabio, che abitava di fronte a Casa Castagna, si accorse dell'incendio e chiamò un suo vicino, Glauco Bartesaghi, vigile del fuoco volontario da oltre 20 anni, e insieme si recarono sul luogo, oltre a Frigerio, che sentono chiaramente le invocazioni di aiuto provenienti dal suo appartamento. La testimonianza sulle grida di aiuto risulta essere di importanza cruciale. Secondo Fabio Schembri, avvocato difensore, la signora Cherubini ha subito un taglio alla lingua, oltre a un taglio alla gola, o è stata violentemente colpita in varie parti del corpo, incluso un muscolo vicino all'anca, il muscolo psoas, fondamentale per camminare. Di conseguenza, nelle condizioni descritte nella confusa confessione di Bazzi, la vittima non sarebbe stata in grado di salire le scale e chiedere aiuto. È confermato che il suo corpo giaceva davanti alla finestra dell'appartamento quando sono giunti i soccorritori, quindi è deceduta in quel luogo. Questi dettagli emergono anche dalla consulenza condotta dalla criminologa. In basso, a 20 cm dal suolo, sui muri dell'appartamento della Castagna, si osserva la presenza di macchie di sangue di Valeria Cherubini, da cast off. Macchie create quando il sangue è proiettato o lanciato da un oggetto in movimento. La loro presenza ci dice che il suo aggressore è tornato indietro dal piano di sopra in casa della Castagna per trovare una via di fuga, magari dal balconcino, non appena i primi soccorritori, Bartesaghi e Ballabio, uscivano per via del fumo. Sono ematiche compatibili con quelle che un corpo contundente sporco di sangue, usato per sfondare il cranio, può proiettare su un muro, se tenuto penzoloni da chi sta fuggendo. Nel documento vengono esaminate le fotografie della scena del crimine. In una di queste, raffigurante il cadavere della Cherubini, si osserva che i suoi vestiti non sono macchiati di sangue. Questo aspetto è spiegato dall'Abruzzone. I PM e i giudici dei 3 gradi di giudizio nella loro ricostruzione ribadiscono che la donna ha subito le ferite alla testa e al collo al piano inferiore, sul pianerottolo davanti a Casa Castagna, e solo dopo è salita. Ma questa ricostruzione è impossibile alla luce dell'esame delle tracce ematiche sugli indumenti repertati dalla Cherubini. Infatti, dalle foto, si nota come le ferite da scannamento abbiano prodotto un'importante gora di sangue, una traccia di sangue molto estesa, per cui gli abiti avrebbero dovuto sporcarsi molto di più. È impossibile un così contenuto imbrattamento se davvero quelle ferite fossero state inferte al piano di sotto. L'esame delle macchie dimostra che la Cherubini è stata uccisa mentre era nella stessa posizione in cui è stata ritrovata morta, quindi non al piano di sotto. Un ulteriore indizio sul luogo esatto dell'aggressione e della morte di Valeria Cherubini è stato fornito dal medico legale,
il quale ha dichiarato che nei polmoni della donna sono state riscontrate tracce di fumo, ma non di sangue. La ferita che ha coinvolto la lingua, così profonda da costringerla a ingoiare il proprio sangue, non ha lasciato segni di questo tipo. Secondo l'ipotesi difensiva, questa ferita è stata inferta quando la donna si trovava già nel suo appartamento al piano di sopra e non respirava più, quindi era già deceduta. Nell'analisi delle tracce ematiche è stato rilevato un grave errore. Le tracce di sangue presenti nella casa dei Castagna e sul balcone, dove è stata chiaramente individuata un'orma ematica visibile, non sono mai state analizzate. Secondo Roberta Bruzzone, questa impronta appartiene al vero assassino, che avrebbe lasciato la scena del crimine attraverso il balcone.